Ciao a tutti e buona giornata. So che in molte scuole c'è il timore di suonare il flauto dolce, anche se in realtà in questo periodo è stato detto chiaramente 1,5 metri, 2 metri e puoi suonare qualsiasi strumento a fiato. Sta succedendo la stessa cosa nei conservatori, dove suonano tromba, trombone, spingono con una pressione enorme. 1,5 metri, 2 metri e sei perfettamente regolare. Comunque passiamo a un altro strumento molto carino al mondo della scuola, il Glockenspiel. L'ho comprato ieri qui alla Casa della Musica e ora ve lo faccio vedere. Costa solo, ripeto, 20 euro. Custodia con maniglia, già si sente un pochino il suonino, eccolo aperto, due bacchette e eccolo qui. Questo è Glockenspiel, uno strumento della famiglia degli idiofoni. Cosa vuol dire? Che tu colpisci e hai un suono ben determinato in questo caso. Ci tengo a dire che C è Do, cioè questa è la tastiera con la dicitura che si usa negli Stati Uniti, in Inghilterra. Comunque C è Do, D è Re, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E adesso provo un attimo a suonarvi qualcosina, vediamo se ci riesco. Non va colpito con potenza, con molta delicatezza, e il suono è davvero delizioso. All'interno dell'astuccio c'è anche, vediamo se lo trovo, a meno che io non l'abbia spostato, e l'ho già spostato, perché sto preparando le linguette da attaccare con scritto Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Una persona che non è abituata vede C, D, E e dice, oh mamma, che cos'è? In realtà C, ricordatevi, se avete il Do, lo attaccate qui, quindi C, Do, D, Re e Mi, F, Fa, G, Sol, sono in fila, quindi quando vedete una C mettete Do, ok? E questi sono i diesis, quindi è proprio come una tastiera di pianoforte, Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si, Do, e poi si prosegue alla seconda ottava, addirittura parte con alcune note basse, quindi potete fare anche l'accompagnamento. Adesso vi suono una semplicissima canzoncina, prima solo la melodia e poi l'accompagnamento. Ripeto, Glockenspiel, in questo caso della ditta Angel, l'ho pagato 20 euro. Secondo me, se uno ha il terrore del flauto, può provare con questo. Leggerissimo, ha un bel suono. Giudicate voi ascoltando questa canzone, ripeto, prima solo la melodia e poi anche con un piccolissimo semplice accompagnamento. Buon lavoro, ragazzi!